L'atmosfera Fanny, anche gli attori drammatici possono essere contagiati e dare prova della loro bravura con un repertorio insolito. È una dimostrazione che hanno saputo dare molti artisti. Vediamo un divertente monologo di Ida Di Benedetto sulla giornata di un'attrice. Vorrei spiegare un attimo che si tratta, che in cinema accade, per chi non lo sa, io vedo moltissimi addetti ai lavori, che capita di girare un totale un mese prima. Un totale vuol dire una scena d'insieme, tutti di un pezzo, cioè dalla testa ai piedi, si chiama totale. E poi un mese dopo si fa il primo piano. Allora, quando si fa il primo piano di quella stessa scena o un piano americano, bisogna ricordarsi perfettamente tutte le cose apposte. C'è una segretaria di edizione che a volte capita che non si ricordi, e quindi si determina una situazione un po' caotica. E poi ci sono un po' di isterie di un'attrice. Io ho esasperato una situazione che ho vissuto, l'ho esasperata, però c'è molta verità. Io ci provo, eh? Prego. Dove mi metto? Qui? Come? Già pronta. E sono 3 ore che sono già pronta. Sveglia alle 5, al trucco alle 6, truccata e vestita alle 8, pronti per girare alle 8:30, sono le 12 e mi si chiede già pronta. Spiritoso. Allora, signor aiuto regista, dove mi metto? Qui? È lo stesso. Ah, ho capito. Ah no, dall'altra parte. E la signorina dell'edizione facendo di no. Bisogna stare a sentirla, Gabriella è molto precisa. Insomma, mettetevi d'accordo. Io ero seduta qui, proprio qui. Le gambe erano accavallate, il ventaglio nella destra, giusto? È giusto. Voi sapete che potete fare. Uno mi chiami la sarta e l'altra mi mandi un caffè, grazie. Ma guarda un po' se mi devo ricordare tutto io. Ma senza di me che ne sarebbe stato di questo film? Ma che fortuna sfacciata la gente ad avermi e non se ne rende conto. Ah, tutto per amore dell'arte, del perfezionismo. Che dannazione essere troppo sensibili. Ah, sta arrivando il regista. Era ora. Detto in confidenza, mica mi fido di questo qua, eh? Ciao tesoro, come va stamattina? E quel brutto raffreddore? Te la sei fatta quella tisana miracolosa che ti ho consigliato? Come? Sì, sì, sono pronta. E lo so che siamo in ritardo. Eh sì, ecco, pronta. Non va bene? Cosa? Chi è quel rimbambito mongoloide che mi ha dato questa posizione? Ma veramente, il ventaglio comunque era nella destra. Portare la gamba sinistra avanti, così? Di più? Beh, non è il massimo della naturalezza. Ecco, ma si sta scomodi, eh? Mi sembra una posizione strana prima di una scena d'amore. Ah, ho capito, la fate perché io sono alta e lui è piccolo. E questa è la scena della foresta che abbiamo girato un mese fa a Frascati, vero? Ma siete sicuri? C'erano anche questi ficus. Ah, d'accordo, non fa niente, siamo in primo piano, si vede solo la faccia. Sono pronta. Dove ero rimasta? Ah, la gamba sinistra avanti, così. E adesso? Il braccio destro attorno al corpo come se abbracciassi qualcuno. Ma è un inferno! Non sono mica un'acrobata! E poi, se è un primo piano, che bisogno c'è che mi intorcino? Ah, l'atteggiamento, l'espressione del viso poi cambia. Siete cosa? Dei perfezionisti? Senti, senti, la spudoratezza non ha limiti. Ma perché faccio questo mestiere? Meglio un marito che questo inferno! Non accenderete mica il ventilatore adesso, per l'effetto nei capelli. Ho l'artrosi cervicale, accendetelo al momento del ciak. E queste sarebbero le luci. E il velatino? Perché uno? E la bandiera che mi snellisce le guance? Non lo vedete? Non ve lo ricordate che mi viene la faccia di luna e la bocca di rana? Per carità, a ciascuno il proprio mestiere. Però la faccia è la mia. La gente non mi riconosce perché sullo schermo sembro uno scorfano. Ok, ok, devo guardare Gabriella. Devo guardare a destra macchina. No, devo guardare Massimo. No, la mano di Francesco, no, scusate, Francesco al ballo di San Vito, gli trema la mano, gli trema. Ah, sì, 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 bravi, bravi, mettete il cerotto a destra macchina, almeno quello è fermo.
Allora mi concentro. Il pathos dell'addio, quest'amore non completamente accettato, il dolore del distacco, la paura del domani, un fondo di speranza. Senza aggrottare la fronte, per carità, ci mancherebbe. Mi devo girare un po' a destra, troppo, meno, così prendo la luce, alzo un po' il mento per via della boccuccia di rana. Oddio, che freddo, questo maledetto ventilatore mi sta ammazzando. Ma che stanno a fare la pubblicità dello shampoo? Pronta, sono pronta. Dante è lo specchio. Ecco, ecco qua, vedi che occhiaie, mi è caduta la faccia. E lo spegnete quel ventilatore. E tu, signor regista, sai che ti dico, il cerotto non mi ispira. Innamorati tu di un cerotto. Basta, non ne posso più, me ne vado. Ida Di Benedetto al Fanny Film Festival. C'è forse una svolta nella tua carriera di attrice? Abbandoni i ruoli drammatici, forse? No, quello no, perché io credo che un'attrice debba potere sapere interpretare sia il drammatico che il comico. L'attrice a senso unico, infatti, questa è un'etichetta che mi sta abbastanza stretta, non, perché ci misuriamo sempre in ruoli diversi. Quindi io soprattutto questo lavoro lo faccio così a mo' di ricerca, e quindi sempre cercando di interpretare dei personaggi, ecco, lontani dalla mia natura.